Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Come vedete, unboxiamo una console, in particolare il Nintendo 3DS XL, in questa versione bundle con Mario Kart 7. L'ho sempre detto che non sono un grandissimo fan del Nintendo DS in generale, e infatti la console non mi fa impazzire. Certo, non è che mi fa schifo, non è brutta, però non mi ha mai fatto impazzire. Probabilmente come console in assoluto preferirei anche PS Vita, però ho preso il 3DS XL in questo caso per un motivo, perché il DS, a differenza della PlayStation Vita, ha la sua killer application. Questo unboxing risale ai primi di gennaio, quando ancora l'annuncio di Pokémon X e Y non era stato fatto. Quindi voi potete immaginare, avendo io acquistato il 3DS appositamente per giocare a Pokémon, che reazioni posso aver avuto quando ho visto il trailer di un nuovo Pokémon, con nuovi Pokémon appunto, pensato oltretutto appositamente per il 3DS e con la visuale in 3D. Fate voi. Io dovevo per forza giocare a Pokémon. Sono in astinenza ormai da tantissimi anni, sia per quanto riguarda i Pokémon, sia per quanto riguarda le console portatili Nintendo. E quindi ho trovato, diciamo, l'occasione, se vogliamo, da Marco Polo Expert. Queste due le ho pagate in totale 209 euro. Allora, questo paga 289, entrambe erano in offerta perché Marco Polo ha fatto delle offerte fino all'8 gennaio. Questa è in offerta, appunto, a 189. E questo qui, ora lo vedete, questo è il prezzo che c'era in negozio, ma io l'ho preso online pagando 19,90 o 19 basta. Adesso vi faccio vedere lo scontrino. Ah, sì, 19,90 credo. Ecco qua, sì. Vedete, Pokémon 19,90, 189, beh, il bundle del 3DS più Mario Kart 7. Poi ho preso anche l'alimentatore, però vi faccio vedere. Vabbè, poi queste qui sono, queste a 4,99 sono le pile. Ho preso una scatola di batterie stilo per il telecomando dell'elicottero di Ace Combat, perché mi sembra strano, ma mi sto divertendo come un bambino con quell'elicottero. Vabbè, questo è l'alimentatore, ovviamente, perché i furbi della Nintendo non l'hanno inserito nella scatola, inspiegabilmente, ma senza fare casino, partiamo con l'unboxing della console. Aspettate che spengo la luce, quella più grande, che dà un riflesso fastidioso. Ok, bene, eccoci qui con il bundle di Mario Kart 7, andiamo ad aprirlo. Allora. Anzi, beh, non vi ho fatto vedere la scatola, la faccio vedere al volo. Comunque, beh, nulla di particolare. Questo è il fronte, tra l'altro il 3DS XL che è in questo bundle dovrebbe essere tutto bianco. Sì, infatti, tutto bianco, vedete. Che, se non sbaglio, questa versione non viene venduta, diciamo, separatamente. Mi sembra che una versione del 3DS speciale, diciamo, per i giochi in bundle con, cioè per la versione bundle con i giochi di Mario. Beh, qui ci sono gli screenshot di Mario Kart 7 e qui di qua invece tutte le avvertenze, il contenuto della scatola, eccetera, eccetera. E andiamo ad aprire la scatola. Andiamo ad estrarre il contenuto della confezione, che si apre così. E allora, vediamo un po'. Dunque, abbiamo il solito sacco di libretti. Andiamo a vedere velocemente. Qui sono i punti del club Nintendo, di cui ovviamente ricoprirò il pin. Anzi, adesso si vede, vabbè, oscurerò l'immagine. Punti del club Nintendo, poi Madonna quanta roba. Allora, le carte della realtà aumentata, io francamente non ho mai capito come funzionano queste carte. Boh, poi lo leggerò. L'ho sempre visto, non ho mai capito a cosa servono realmente. Quindi mettiamole qua, non le sto neanche ad aprire per ora. Sono i manuali in tutte le lingue del mondo. Vabbè, quindi stargli a far vedere tutti. E poi c'è quello grande, che ha altre tre lingue in sostanza. Manuale, Madonna. La Nintendo fa veramente, cioè, fa
stampa dei manuali veramente da stropicciarsi gli occhi, sembra un libro. Pagine stampate in carta, non fotografica, in carta lucida, diciamo, quelle da rivista per capirci. Tutte a colori, perfetto, veramente è un esempio da questo punto di vista Nintendo, poco da fare, è un libro praticamente. Quindi, che può chiarire qualsiasi dubbio, c'ha la faccia di Electronic Arts che nei giochi non mette neanche più, non stampa neanche più le copertine dei giochi sui manuali. Ma vabbè, questa è una mia piccola personalissima polemica. Quindi vabbè, qui tutti i libretti, li mettiamo tutto dentro. Ah, tra l'altro ecco, una cosa che volevo dirvi è che non so se sapete che fino al 15 gennaio era possibile per chi aveva comprato un 3DS XL registrare la propria console sul sito Nintendo e scaricare un gioco gratis a scelta tra quelli disponibili. C'erano il professor Layton e... non mi ricordo che capitolo fosse il professor Layton. E poi c'era Mario 3D Land. Io adesso non so quale sceglierò, perché nel momento in cui registro questo video ovviamente devo ancora scegliere. Però questo video sicuramente lo pubblicherò dopo il 15, quindi poi vi farò sapere. Ecco, comunque l'ho appesa adesso anche per questo, perché alla fine avevo con poco più di 200 euro il 3DS con tre giochi che mi piacciono, perché tanto credo prenderò o il professor Layton o 3D Land, vediamo Mario 3D Land. Ah, qui c'è la console. Sto facendo casino. Ok, qui non c'è niente. No, andiamo a togliere la carta protettiva. Eccola qua. Che bella, ragazzi. Tutta bianca, tutta perfettamente bianca, con le due fotocamere davanti. Questo è il retro. I tasti dorsali, diciamo, la fessura dove va inserita la cartuccia, le varie prese, eccetera eccetera. Di qua cosa c'è? Vabbè, le spie, i led che indicano l'accensione, questa cosa è la ricarica, credo, sì. Qua penso il jack per le cuffie, sì, jack per le cuffie di qua. Andiamo ad aprire. Anche qui tutta bianca, vabbè, la console la conoscete già. Qui c'è lo switch per attivare o disattivare il 3D, croce direzionale, analogico. Purtroppo manca l'analogico di qua, enorme pecca della Nintendo che poteva rimediare dopo le critiche con il 3DS. Potevano rimediare questo 3DS XL, non l'hanno fatto, clamorosamente direi. Tasti home, start e select qui sotto lo schermo, tasto power. Poi cos'altro c'è? Ah, qui c'è il tasto invece per il wireless. Ah, qui chiudiamo intanto. Vediamo. E qui c'è il pennino, solito classico pennino. Qui c'è lo spazio per la memory card, che dovrebbe essere già inserita con Mario Kart installato dentro, perché purtroppo, ahimè, con la scusa delle versioni digitali dei giochi, quando fanno i bundle non mettono più la copia fisica del gioco, ma spesso le inseriscono, fa anche l'Xbox questo, le inseriscono spesso direttamente nell'hard disk, o comunque diano il codice per scaricarle. In questo caso credo che Mario si è direttamente già salvato nella memory card, da quello che mi sembra di aver letto. Controllerò. Comunque, questa era la console. Lo mettiamo qui. Vabbè, scartiamo velocemente anche l'alimentatore, che qui sulla scatola c'è scritto che è per il DS Lite, ma sapevo che insomma, dovrebbero andare bene, dovrebbe essere universale per tutti i Nintendo DS l'alimentatore, non dovrebbe essere mai cambiato. Per sicurezza ho chiesto al commesso, me l'ha confermato anche lui, quindi non dovrebbero esserci problemi. Vado a squartare questa scatola. Odio queste confezioni di plastica così resistente. Anche perché poi mi taglio per aprirlo ogni volta. Ecco qua l'alimentatore, vabbè, qui c'è proprio veramente poco da vedere. L'unica cosa, ecco, l'avevo visto intorno ai 10 euro in molti negozi, devo dire che l'ho pagato 7 euro, quindi un prezzo anche onesto, anche se Nintendo avrebbe dovuto darcelo con la console. È fuori dal mondo che uno compra la console e la può usare una volta sola, se non spende altri soldi per comprare l'alimentatore. È come comprare un cellulare senza carica batteria, è una cosa assurda, però vabbè. Le scelte bizzarre di Nintendo che
Sì, fa male con le proprie mani come al solito. Vabbè, questa pure la possiamo mettere via. E siamo arrivati al motivo che mi ha spinto a comprare tutto ciò. I Pokémon. Allora, io credo che con i Pokémon sono rimasto. Dunque, l'ultimo che ho giocato, l'ultima console portatile che ho avuto Nintendo è stata il Game Boy Advance SP. Quindi fate voi, se non sbaglio, vado a memoria, l'ultimo Pokémon che ho avuto. Poi purtroppo li ho venduti tutti, perché all'epoca ancora vendevo i giochi per potermene comprare di nuovi. E credo che l'ultimo Pokémon che ho comprato, andando a memoria, dovrebbe essere il Pokémon Verde Foglia. Perché era uscito per l'Advance, vero? Confermatemi nei commenti perché non vorrei dire una boiata. Comunque sì, diciamo mi sono perso non so quante generazioni di Pokémon, perché poi non l'ho più seguiti purtroppo. Mi è tornata la voglia forte ultimamente. È già qualche mese che ci pensavo. E addirittura volevo recuperare Pokémon Nero 1, poi è uscito il 2, già che c'ero, l'ho trovato a 20 euro. E dicevo, non so, mi sono perso un po' di generazioni di Pokémon, quindi non ne so proprio niente, è come ricominciare da zero per me. Ho scelto la versione nera anziché quella bianca, tanto erano tutte e due a 20 euro. Per un fatto puramente estetico, mi piaceva di più la copertina e mi piaceva anche di più il Pokémon che c'è sulla copertina, di cui ignoro il nome, ignoro tutto, ripeto, questa nuova generazione di Pokémon e anche quelle appena precedenti per me sono totalmente sconosciute, quindi questo aumenterà diciamo il gusto nel giocare, perché scoprirò molte cose nuove di cui ignoro proprio l'esistenza. Questo è il retro della scatola. Due poteri si fondono, nasce una nuova leggenda. Parti per la nuova avventura e salva la regione di Unima. O Unima, non lo so. Ti aspettano tante sfide e attività tutte da scoprire. Mamma mia, ragazzi, non vedo l'ora di giocarci. Non sono mai stato così gasato per aver comprato un gioco ultimamente. Questo gioco mi gasa da morire. Tra l'altro, sì. Non so se questi sono gli starter. Boh, penso di sì. Sono questi e penso proprio di sì. Devo dirvi che questo qua, che penso sia quello d'erba, mi ricorda un po' Cyndaquil. Però vabbè. Comunque, fantastico. Questa è la copertina che mi piace tantissimo, con questo nero e questi lampi di blu, diciamo. Questo è il bordo. E andiamo ad aprire la scatola. Punti del Club Nintendo, come al solito. Vabbè, qui c'è la cartuccia, ovviamente. Figa anche la cartuccia, devo dire. E di qua abbiamo il manuale. Ricordo manuali corposissimi dei Pokémon all'epoca. Ecco, non è proprio corposissimo, comunque. Ecco, infatti, come Nintendo insegna, sempre a colori, perfetto. Diciamo, non è corposissimo, però vedo che comunque le cose le spiega. Penso ci sia abbastanza tutto. E questo me lo dovrò leggere perché, ripeto, sono rimasto praticamente all'età della pietra con i Pokémon. Mi devo aggiornare. Non ne so proprio niente. Quindi, mamma mia, non vedo l'ora, ragazzi. Non Mazza, che è bello, anche molto bello e retro, devo dire. La skin di questo Pokémon Nero 2 mi piace proprio tanto. Non so che dirvi. Non ho avuto dubbi quando ho visto quella bianca, bianco 2 e nero 2. Ho scelto subito nero 2, non ho avuto proprio dubbi. So che magari è stupido scegliere in base all'estetica, ma non sapendo nient'altro. Poi, che cos'è questa? Beh, immagino sia pubblicità. Direi proprio di sì. Pubblicità. Ma che esistono ancora le carte? No, ragazzi, le carte dei Pokémon. Mamma mia, sto tornando veramente bambino. Tieni, tra l'elicottero di Ace Combat. No, a vedere le carte mi viene voglia di ricominciare a comprare anche le carte, vi giuro. Sono malato, sono veramente malato. E di qua un po' d'altra roba. Libretti, manuali di istruzioni, la connessione wifi, immagino. Istruzioni per prevenire malori, diciamo così. Vabbè, questo è quanto, ragazzi. Questo era il contenuto della confezione di Pokémon Nero 2. Mettiamo tutto dentro. I punti del Club Nintendo. La richiudiamo. Eccoci qua. Eccoci qua, ho appena creato il mio Mi, dopo aver chiaramente inserito tutti i dati, vi faccio vedere velocemente, lo faccio vedere velocemente il Mi. Poi facciamo un attimo partire Mario Kart 7. Allora, eccolo qui. Dunque,
Vabbè, c'è paura, sta anche dormendo, insomma. Vabbè, molto banale. E torniamo indietro. Non sono ancora per niente pratico. E andiamo. Saltiamo tutte queste sezioni. Andiamo direttamente a Mario Kart 7. E lo abbiamo per la prima volta. Leviamo il pennino, tanto non penso che serva. Devo dire che io il pennino lo odio, francamente. È una delle cose del DS che odio. Anzi, forse è la cosa che odio di più. Ok. Ma cioè, certo, devo dire che rimane una certa sensazione di 3D anche quando il 3D è spento. Non so se risulta anche a voi, se è normale. Cioè, io ho switchato tutto in basso il 3D, ma rimane un po' il 3D. Comunque, vabbè. Menu, un giocatore, bla bla bla. Facciamo una corsetta al volo. Un po' il volume. Dai, facciamo un gran premio. 50 cilindrate, tanto è solo per provare. Vai con Donkey Kong. Vabbè, adesso faccio tutto a casaccio, tanto è solo per provarlo. Madonna, quanto mi era mancata una console portatile di Nintendo, ragazzi. Allora, so che non è il massimo la qualità, però vabbè. Tanto è solo per provare. Accenderà con A, penso di sì. Mamma mia, grande Donkey. Sa che lagga anche un pochino, non lo so. Io adesso sto giocando guardando dallo schermo del computer, quindi fate un po' voi. Oddio, vabbè. Eccola. Vabbè, comunque ragazzi, questo era solo per provare così. Ed ecco qua una veloce panoramica di questo ultimo acquisto, panoramica in cui in realtà andrebbe aggiunto anche questo, cioè l'alimentatore della console che Nintendo ha felicemente scelto di non inserire nella scatola, non si sa per quale strano motivo, ovviamente è una scelta di marketing. Comunque, vabbè, lasciamo stare queste discutibili scelte. Questo è ciò che ho acquistato oggi. Io vi ringrazio per aver seguito questo unboxing, ragazzi. Corro a giocare a Pokémon e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!